E ritorniamo in diretta. Allora, come dicevamo, andiamo a conoscere Giovanni Bellini, grazie appunto a questo pittore, uno dei più celebri artisti del Rinascimento, che così ha portato la pittura veneziana nel mondo col suo stile, con le sue caratteristiche. Nato nel 1430 a Venezia, uno dei più celebri artisti, dicevamo, chiamato anche Giambellino o Juan Bellini, ecco, qui in Veneto, insomma, in veneziano più che in Veneto. Quindi, ecco, tutta la famiglia un po' è stata ovviamente interessata dalla pittura del suo tempo, fratelli Gentile, poi Nicolosia, che è andata in moglie ad Andrea Mantegna, ha lavorato tantissimo. Adesso il nostro ospite appunto ci racconterà tutto di Giovanni, perché per 60 anni ininterrottamente, uno staccanovista anche lui, qua incontriamo pittori che hanno dedicato una vita all'arte pittorica, hanno lasciato opere tantissime belle in giro per il mondo, fu anche un ritrattista, poi ancora allegorie, poi altre opere, ecco, qui ce n'è una sfilza, insomma, pala di Pesaro, insomma, va bene, adesso non le cito. Ritorniamo in diretta, come abbiamo detto, continua il nostro percorso nella pittura e oggi conosciamo Giovanni Bellini e abbiamo in collegamento, sempre salutiamo, il nostro Sergio Favotto, pronto? Buon pomeriggio a tutti, eccolo qui. Eccolo qui, pittore eccezionale, monumentalista, seguitelo su Facebook, però oggi allora ci concentriamo su un grande pittore, Giovanni Bellini, come dicevamo. Allora Sergio, a te la parola. Ecco, qui si tratta di nuovo di una grande famiglia di pittori, sì. Perché il vero fondatore è Jacopo, del quale abbiamo poco, molto poco. Sappiamo che è stato il fondatore della vera pittura veneziana, inteso quella non di derivazione gotica, non quella dei vivarini, non quella dell'imitazione. È una pittura nuova, assolutamente veneziana, che ha alcune caratteristiche. Innanzitutto l'uso di una tempera straordinaria, che con Giovanni raggiunge la perfezione, attenta all'uomo. Si pensi che già Mantegna l'aveva utilizzata molto, ma qui si arriva all'uso addirittura dell'intonachino, cioè pigmenti a base di vetri macinati fini, poi cinabro, colore velenosissimo, che contiene mercurio. Molti sono morti per colpa di questo colore. Masaccio è morto a 27 anni usando questo colore. Quindi poi la preziosa malachite macinata verde, la cocciniglia. Voi immaginate che la cocciniglia sono quelle bestioline microscopiche che popolano i nostri muretti, quelle rosse, no? Ah, sì. Quante migliaia ce ne vogliono per fare un grammo? Mamma mia. Non so, rendiamoci conto. Sì. La porpora, che veniva dall'Oriente e che aveva un costo proibitivo. Il cadmio, altrettanto velenoso, il lapislazzuli. In Giovanni Bellini queste pitture, questi colori coesistono. Addirittura noi abbiamo dei manti di Madonne che sono dipinti in lapislazzuli con trasparente porpora. Quindi, e come faceva a ottenere questi effetti, Sergio? Si chiama, è una pittura trascolorante, cioè tu la vedi di un colore, si sposta un attimo, un po' come le sete. Per intenderci, no? La seta cangiante, hai presente? Sì. Ecco, così, una cosa del genere. Però, ecco, perché dobbiamo capire il contesto. 1420, Venezia si ritira in buon ordine dall'Oriente. I turchi stanno avanzando rapidamente, tanto è vero che 30 anni dopo conquistano Costantinopoli, sì. 33 anni dopo. Sì. Quindi diciamo, che cosa fa? Succede un fatto importante, perché Venezia investe, soprattutto i suoi armatori, investono tutto il capitale che allora andava in marina, lo investono nell'acquisto di territori all'interno del Veneto, partendo dal Friuli, si prendono poi, si portano a Venezia, il patriarcato di Venezia, e si allargheranno fino a Bergamo poi. Questa cosa non fa piacere all'impero. E quindi Venezia si inimica all'impero e come suo alleato, perché è sacro romano impero, e quindi si inimica anche il Papa. Non per niente, pochi anni dopo, Venezia sarà sconfitta ad Agnadello e le sue mire di allargamento finiscono
sì. Ma i capitali investiti nell'entroterra veneziano fanno arricchire ancora di più una nuova categoria di nobili di acquisto. Prima erano i nobili di antiche casate venete, no? Ora, siccome le grandi casate venete vanno in fallimento, si estinguono, eccetera, e danno in moglie le proprie figlie ai nuovi ricchi, che sono quelli che fonderanno la teoria delle grandi ville venete, sì, e le grandi industrie della pedemontana, da Follina fino a Bergamo. Quindi in questo contesto di enorme ricchezza, cioè Venezia, perdendo l'Oriente, acquista un tipo di ricchezza nuova. E in questa ricchezza si esprime come? In un nobilato o in una specie di nuova categoria di ricchi che hanno bisogno di dimostrare di avere uno status symbol. Mm. E lo status symbol è palazzi, ville, grandi artisti, grandi poeti, grandi musici. Quindi entra una categoria di persone nel culto delle ville private, delle cappelle private, e i Bellini danno a questi nuovi quello che cercano. Una pittura di, oserei dire, di tradizione rinascimentale, ma anche di, oserei dire, di una novità d'immagine. Per esempio, vedremo in seguito come i grandi ordini monastici che prosperano in questa ricchezza, perché dove vanno le figlie in più che non si sposano con il principe, hanno i figli in più che non sono, diciamo, direttamente eredi, sono vescovi, diventano cardinali, le figlie diventano badesse, hanno grandi monasteri e così via. In questo contesto, ovviamente, nuove chiese, nuove pale d'altare e nuovi altaroli per il culto privato. In questo contesto la pittura venta dà il meglio di sé. E lo vediamo subito. Non prendendo la prima pala d'altare, che è quella di San Vincenzo Ferrer, 1450, è forse la prima grande opera di Giovanni Bellini. Questo è un santo domenicano che predicava, vedi caso, contro l'eccesso del lusso, contro l'eccesso dei vizi che ovviamente erano attirati e prosperavano attorno al lusso, e così via. E i santi patroni, i soliti San Cristoforo, il San Sebastiano, perché c'era sempre la peste che gironzolava, e sopra questo santo è sempre connesso alla protezione contro la peste. Per esempio, uno dei primi angeli dell'Annunciazione che si trova proprio nella Pala Ferrer, l'angelo che si trova in alto è già una novità assoluta. Tu devi fare un angelo che ha le vesti trascoloranti dal color avorio all'acqua marina e che ha una coroncina di perle, che è più che altro, oserei dire che è quasi una specie di persona, di un ermafrodito, che è però nuovo nella concezione, nel vestiario. E la Madonna invece sobria dentro un velo nero. Una cosa opposta a quello che succedeva quando prima le Madonne si facevano incoronate di fiori, di sete, di ori, eccetera, no? Questa è una Madonnina quasi penitente, con le mani giunte, dietro di lei una tenda che pudicamente nasconde la sua stanza. È una novità, che saranno appunto le Madonne la grande novità di Giovanni Bellini. E ovviamente, oltre alle grandi pale d'altare, come la Pala Pesaro, come anche l'Unzione di Cristo, che si trova sempre dentro queste grandi composizioni, dove lo spazio viene concepito un po' ancora alla mantegna, cioè con gli angioletti in alto, le nuvolette, le rocce, i castelli, eccetera. La prima grande pala d'altare che noi vediamo, possiamo vedere, bisogna andare ai Frari. E lì ai Frari troviamo quello che diventa una specie di modulo di Giovanni Bellini. La Madonna viene sempre concepita all'interno di un'abside, con un arco. Che cos'è? Celebra praticamente l'umanità di Cristo, la parte bassa, quadrata, con i pilastri, e il cerchio in alto che è la sua divinità. Lo troviamo in tutte le chiese romaniche e fino a, eccetto il gotico. Quindi, cioè, quando noi andiamo nelle nostre chiese, in fondo alla navata troviamo questo grande arco
che ci porta nel presbiterio, quello è un arco trionfale che ricorda quello degli antichi imperatori romani. Sì. Celebra quindi l'umanità e la divinità di Cristo. E qui un altro dettaglio. Gesù bambino viene presentato, ostentato proprio, assolutamente nudo, che ostenta anzi la propria sessualità, a indicare che lui come uomo, e uomo vero, è disponibile alla sofferenza. Quindi questo più tardi verrà anche un po' più velato. La Madonna metterà magari, tirerà su, magari no, non completamente un pannolino oppure il proprio velo, oppure metterà una mano davanti a nascondere almeno parzialmente i genitali del bambino, ma c'è sempre questa presenza Gesù bambino pronto a dare il suo sangue. Infatti come sono le sue Madonne? Basta guardate. Sono tutte con dei segni della passione. Tanto la passione afflitta della Madonna, l'espressione a volte addirittura poi sofferente. Il bambino molto spesso addormentato a mimare la morte, spesso con i piedi incrociati e le manine incrociate addirittura a volte sul petto, sempre nudissimo a estontare proprio questa sua umanità sofferente e molto spesso stato su una specie di balaustra che è l'orlo della tomba, è l'orlo del sarcofago, quasi sempre presente in tutte le Madonne del Bellini. E quindi di fronte a queste Madonne così dolci, così straordinariamente panneggiate in questo blu come rosso, prima, rosso, prezioso, sì. La veste è rossa, la veste è rossa, ma il manto è sempre blu, sì, quindi sì. A indicare la spiritualità, mentre il rosso indica i dolori di Maria, sì, è martire in qualche modo. Quindi queste sue Madonne, dolcissime, le più belle Madonne del Rinascimento, solo Raffaello riuscirà a portare. E ritorniamo in diretta, abbiamo in collegamento Sergio Favotto, ricordo, pittore che ci racconta Giovanni Bellini. Eccoci qua Sergio. Scusa, qui è saltata la linea, non riesco a capire, scusate. Nessun allora, problema. Stavo dicendo che nel pieno dell'attività pittorica di quest'uomo, che diventa il prototipo oserei dire, della pittura sacra del 400 Veneto, accade qualche cosa. Il fratello di Giovanni, Gentile. Viene a mancare, stava dipingendo degli enormi teleri per il Palazzo Ducale e lascia un testamento che obbliga in qualche modo Giovanni a cambiare programmi. Dice questo testamento: tu se non continuerai, se non finirai il lavoro che io ho cominciato, non avrai nulla dal mio testamento. Giovanni era ricchissimo, perché ho detto la comunicazione della sua pittura ormai si era diffusa a un punto tale che era pieno di lavoro, aveva un sacco di palle d'altare, di pitture di Madonne da compiere, anche da lontano, perfino da Mantova arrivavano, perfino da Parigi. Però a un certo momento lui abbandona un momentino la sua pittura di Madonnaro, in senso ottimo, in senso positivo, diciamo, per finire l'opera del fratello Gentile. E quei 2 o 3 anni in cui lui si allontana, di ben succede qualcosa a Venezia, perché c'era un succedato. C'era un altro pittore, di cui parleremo probabilmente la prossima settimana, vedremo, e c'è Cima da Conegliano. E quindi con Cima cosa si verifica? Qui abbiamo il nostro Sergio Favotto, eccoli qua, oggi il temporale ci fa un po' qualche scherzo. Scusate, dobbiamo adattarsi alle esigenze del momento. Stavo parlando di Cima da Conegliano, sì. Quale forse allievo, forse succedaneo, nel senso che lavorava nello stesso ambiente, produceva un po' le stesse cose di Giovanni Bellini, però un pittore dalla mentalità molto diversa. Legatissimo al proprio paese conegliano, a un punto tale che viveva di nostalgie e aveva trovato un sistema, trovandosi ad avere dei committenti che ovviamente non potevano essere soddisfatti da Giovanni Bellini, e fate una scoperta, ha un'idea nuova, mettere il paesaggio in maniera quasi invasiva dietro a queste Madonne. Quindi per esempio nella Madonna dell'Arancio noi abbiamo una grande pala d'altare dove i personaggi occupano la metà in basso e tutto il resto del quadro è occupato da un grandissimo albero di arancio e sullo sfondo
la Rocca di San Salvatore, il Conegliano. Quindi questa apertura verso il paesaggio provoca un ridimensionamento anche dell'opera dello stesso Giovanni Bellini, che quando ritorna, e ritorna nel giro di 2 o 3 anni, dopo aver compiuto le tele del fratello, i teleri del fratello, si trova a dover competere con un'idea nuova. E lo fa in modo meraviglioso, con la trasfigurazione e con il battesimo, che si trovano ovviamente in vari musei, anche se andate a Vicenza, alla chiesa della Santa Corona, mi pare, non mi ricordo dove esattamente, c'è questa sua grande pala che occupa, con un paesaggio che occupa praticamente tutto lo sfondo. Allora, queste novità hanno a che fare con l'apertura anche di una mentalità nuova. Il pittore d'acqua Giovanni Bellini si deve misurare con il pittore di terra Cima da Conegliano, che ha una tecnica molto simile alla sua, anche se ovviamente l'ipotesi di copiare l'uno dall'altro non è così provata. Si trovano proprio delle versioni diverse. Cima è più sereno, è più tranquillo, Giovanni sempre combattuto. Abbiamo per esempio una Madonna famosissima, la Madonna degli Alberelli, dove vediamo la Madonna che occupa tutto il quadro, con un grande telo dietro di lei, e appena appena ai lati appaiono due pioppi che sono sempre alberi cimiteriali, non dobbiamo dimenticare, E quindi il bambino qui per esempio che sembra più sereno, molto morbido, molto tranquillo, la Madonna sembra un po' più tranquilla del solito, ma il bambino ha i piedi incrociati, quasi fossero pronti ad essere inchiodati, e sono appoggiati ad un marmo nero, quindi o un cuscino nero, o un parapetto di un sarcofago, oppure una piccola stoffa che nasconde la parte del sesso del bambino, ma solo in parte, ma poi si appoggia sempre su un parapetto di marmo, il freddo marmo. In poche parole, Giovanni Bellini non si smentisce. Quando invece a un certo momento deve risolvere il problema di un tema molto più complicato, come il Christus Passus, cioè il Cristo che viene messo nel sepolcro, qui invece abbiamo una composizione, oserei dire, un po' più rigida, un po' più legnosa. Il Cristo che ha la mano appoggiata sull'orlo del sepolcro, ma dentro il sepolcro c'è anche Maria e Giovanni che lo sostengono, oppure degli angioletti che piangono su lui. Quindi una rappresentazione che sarà in qualche modo, si oppone in qualche modo alla passione che viene dal nord d'Europa, e cioè il Vesperbild, il Cristo disteso sulle ginocchia di Maria, che è molto diverso dal modo veneziano di presentare morte e risurrezione. Cioè Gesù è morto ma è pronto a risorgere. Ecco, dimmi se hai qualche domanda, così anche Allora, questo modo di adattarsi, se così si possiamo dire, al Cima, no? Che cosa lo porta? Per un fatto di non essere superato o perché condivide la pittura di terra del Cima? No, in qualche modo lui si trova a dover esprimere, soprattutto non per niente, questi suoi quadri che contengono paesaggi sono in chiese, una è in San Giovanni in Bragora a Venezia, ma anche sono anche fuori, una appunto è a Vicenza. Probabilmente è una scoperta. Prova a immaginare, per una persona che è sempre vissuta addirittura da tempo immemore con la sua famiglia a Venezia, e quindi al massimo è raggiunto alle prime falde del territorio, sappiamo che si è recato nella zona di Mira, da quelle parti, ma non è mai uscito lontano. Oggi il telefono, allora, chiamiamo subito. Eccoci qua, allora è proprio il tempo che oggi un po' fa qualche scherzo. Abbiamo di nuovo Sergio Favotto. Allora, dicevi che lui non era mai uscito dalla sua città. Tanto è vero, cioè, diciamo che non è mai uscito in senso stabile, ecco, perlomeno. Però allora a questo punto, per non farci sorprendere ancora, io vorrei parlare di due capolavori che sono straordinari e che forse contengono già in nuce le prime, diciamo, collaborazioni, soprattutto col Tiziano, il Convito degli Dei, per esempio. Anche qui il paesaggio è pare di Tiziano, questo grande bosco incantato sotto il quale gli dei sono a convito e non sono molto convinti. Lui non è un gran
pittore di figura, di nudi o di cose del genere. Lui è un pittore di volti, soprattutto, di drappeggi. Comunque, in ogni caso, questa che diventa quasi una sagra paesana ha questo sfondo che prelude al temporale e che richiama perfino in qualche modo lo stesso Giorgione. Uno che ritengo una piccola tavola, che ritengo riassuntiva della mentalità di Giovanni Bellini, è probabilmente un San Gerolamo che si trova oggi alla National Gallery di Washington, e che è un San Gerolamo nel deserto, che è così ricco di simboli che contiene tutta la teologia cristiana. Quindi noi abbiamo un paesaggio visto dall'interno di una grotta verso l'esterno, e abbiamo in primo piano una specie di orlo di una piscina dove nell'acqua marcia spuntano le erbacce. È il segno, il simbolo che nella tradizione ebraica non c'è più la guarigione provocata dai sacerdoti del Tempio, bisogna rivolgersi a Gesù. E quindi indicare dei segni cristologici ce ne sono due. A sinistra c'è un tasso barbasso, una pianta che scompare d'inverno e riappare in primavera ed è simbolo della risurrezione. E poi c'è il fico, sempre citato nel Vangelo, ed è una pianta cristologica. Se il fico dà frutti si deve lasciare, se non dà frutti deve essere abbattuto, a indicare che non basta la fede ma servono le opere. Poi c'è questo santo Gerolamo seduto, quasi spogliato, che studia le scritture appoggiato accanto al leone al quale lui ha tolto una spina, ma in alto ci sono altri simboli. Ci sono due coniglietti che indicano la lussuria e quindi le tentazioni. E più in alto c'è uno scoiattolo. Lo scoiattolo che è la vita operosa in contrasto con la vita di orazione, di penitenza contemplativa di San Gerolamo. In fondo, sullo sfondo, c'è Venezia. Quindi lo scoiattolo guarda Venezia come città operosa che spesso dimentica la contemplazione. E le opere degli uomini? Rovine. Quindi che si salva in tutto questo è l'uomo che si rivolge a Dio pregando e chiedendo perdono dei propri peccati. Dove lo troviamo questo peccatore? In basso. Vicino ai piedi di San Gerolamo c'è una lucertola. Il serpente è un simbolo del peccatore. La lucertola che cerca il sole è il peccatore che cerca il perdono. Quindi ovviamente la simbologia è una scienza, non è una cosa nulla e casuale, ma in una tavoletta così piccola trovare il condensato di tutta la teologia cristiana è una assoluta rarità. Ah certo, che interessante, che bello, veramente straordinario questo pittore, la capacità di sintesi, di riassumere. È ovvio che di fianco lui ha dei suggeritori straordinari, perché non li ho mica detti tutti io i simboli. C'è la pianta, per esempio, piena di foglie, eccetera, che rappresenta ovviamente la nuova tradizione cristiana, mentre ci sono delle piante secche, la tradizione ebraica che ormai è disidratata e secca e che non darà più frutto. Quindi io ne ho saltati molti altri, c'è il cavaliere lontano che è l'erratico che cerca la fede su per le colline. Dove non c'è vegetazione, quindi attraverso la penitenza. È straordinariamente ricco, e ovviamente con una tecnica raffinata. Straordinario. E Sergio, il tonalismo di Giorgione, perché qui nelle biografie dicono alla fine ha avuto questa influenza appunto bizantina, un po' fiamminga, e anche questo rapporto col tonalismo di Giorgione. In sintesi con Giorgione, allora, tanto per... Giorgione, che è ovviamente è collaterale, ma noi abbiamo qualche opera, proprio la famosa Madonna degli Alberelli, oserei dire che sia una Madonna proprio, oserei dire, giorgionesca, perché non ha quegli orli tagliati col bisturi, non ha quell'atteggiamento di tintanetta, ma quasi una specie di sfumato nello sfumato. Ma ci sono anche altre opere che ricordano questo. Per esempio, se noi andiamo a Venezia, a San Giovanni Crisostomo, c'è una grande pala, i Santi Gerolamo, Cristoforo e Ludovico, che oserei dire è giorgionesca in qualche modo, perché c'è questa aria dorata, questa atmosfera dorata, nella quale c'è in primo piano, a sinistra, San Cristoforo con la sua pertica, il bambino paffutello molto, molto belliniano sulle spalle, a destra
c'è San Ludovico di Tolosa, il vescovo Ludovico di Tolosa, e sopra questo piedistallo delle rocce accatastate sopra i quali troneggia la figura di Gerolamo, che sta traducendo, leggendo con il suo manto cardinalizio in questo caso, la pianta di fico cristologica e i paesi lontani. L'atmosfera, oserei dire, che è già giorgionese. Ah, ecco, questa influenza insomma del Giorgione. Allora, Bellini è stato, ha lavorato, ha dipinto per 60 anni, ma quante opere ci ha lasciato questo artista? Una immensità. Se voi andate, giusto, adesso l'ho aperto adesso per darvi un'idea, cercate Giovanni Bellini su Google, voi ne trovate decine. Sono, è sconvolgente la quantità di opere che sono state fatte. Qualcuna probabilmente è stata anche completata dalla bottega, però in realtà il suo modulo è riconoscibile subito. La sua è una mano felice, è una mano straordinariamente capace di novità. Io adesso per esempio ho qui davanti una Madonna che sembra quasi una vedova, più che una, ed è una Madonna quasi orientale. E tiene in braccio il bambino con le braccia abbandonate come fosse già morto, sempre i piedini messi su questo orlo della tomba, la faccia triste, la boccuccia triste, sta quasi per piangere, e ha in mano la mela, che è il simbolo cristologico per eccellenza. Una mela ci ha rovinato, questa mela che è il nuovo, il frutto del sacrificio che nella sua piccola camiciola Gesù è già pronto a offrire per la salute dei peccatori. Guarda che questa è una cosa, è straordinario il ricorso continuo di queste cose. Oppure la simbologia intesa anche nelle opere un po' più grandi, per esempio nella Trasfigurazione, dove si vede in alto il Cristo nelle vesti splendenti, ai suoi piedi ci sono i tre apostoli quasi svenuti dall'emozione di vedere Cristo in alto tra Mosè ed Elia, e però essi rischiano di rotolare in un angolo buio, una specie di burrone. Come dire che tra la trasfigurazione che ci abbiamo promessa nella salvezza c'è anche il rischio della condanna. Dobbiamo stare molto attenti. Certo. L'unica, lo chiudo, oserei dire, con un ritratto inatteso. Bellini è stato l'unico pittore che ha potuto in qualche modo documentarsi per fare il ritratto ufficiale di Maometto II. Maometto II, il nuovo padrone di Costantinopoli. Quindi la morte di Costantinopoli viene celebrata a Venezia non come una specie di messaggio di pace, perché Venezia fa la pace con Costantinopoli, dunque mi pare, aspetta che lo guardo qui, tra il 1479, Gentile, ed è l'unico viaggio forse che lui fa, l'unico grande viaggio, viene inviato in missione di pace a Costantinopoli, e abbiamo una specie di piccola icona con quest'uomo con il turbante dal naso lungo e affilato, il collo di pelliccia, affacciato a un balconcino coronato, e dove ci sono, c'è una specie di tappeto trapuntato di gemme. È una specie di, e non è tanto graziosa questa immagine, è come dire, è come una specie di icona funeraria, dire. Come se fosse racchiuso lì dentro dal quale, da una gabbia marmorea dalla quale non può fuggire. Quindi anche qui ovviamente la lettura dell'immagine, per chi conosce la iconologia, che è la scienza delle immagini, la scienza dei simboli, diciamo che leggere Bellini è trovarsi di fronte a una goduria incredibile, perché non c'è un centimetro dei suoi quadri che non nasconda un significato. Certo, interessantissimo questo grande pittore veramente che ci ha lasciato questo patrimonio. Mi piace solo che oggi abbiamo avuto questa interruzione così perniciosa. Insomma, c'è, cosa vuoi, c'è cattivo tempo, insomma, e quindi insomma dobbiamo adattarsi un po' al momento. Allora, trovate... Posso nominare, se vuoi, o se vuoi che chiudiamo, che cercate un'immagine che viene chiamata la Madonna del Prato, perché è forse già un'immagine che prelude a Tiziano.
è una Madonna su uno spazio aperto, tanto per cambiare, e ha una caratteristica, anche qui ci sono dei simboli, per esempio sullo sfondo c'è di un albero, sotto un albero secco, che è la tradizione ebraica che muore, c'è una cicogna che divora un serpente, che ovviamente è, il serpente è il peccato, chiaramente, ma sullo sfondo c'è un monaco che sta coltivando il terreno sotto una rocca, e quindi a un certo momento c'è una specie di promessa che tutti siamo chiamati nella vigna del Signore. È bellissima questa cosa, è quindi straordinariamente preziosa e ricca di simboli, e purtroppo non è, vedi, questi quadri venivano presentati ad un popolo, ad una popolazione che era quasi analfabeta, solo i ricchi sapevano scrivere e leggere, e quindi doveva esserci il canonico, il prete, il monaco che spiegava le cose a coloro che vedevano un'opera, ma ogni opera era una enciclopedia. Certo. Bene, straordinario questo pittore, e come ce lo racconti tu poi, perché insomma è importante anche questo, questi passaggi, questi concetti appunto di questo grandissimo pittore, che un po' tutta la famiglia insomma è importante nel mondo della pittura. Allora, trovate l'intervista, sempre ricordo YouTube, trovate tutte le interviste di Sergio Favotto, quindi ascoltate, riascoltate come state dicendo. E Sergio, allora, prossimo Cima da Conegliano, possiamo già dare il messaggio? Oggi, così parliamo un po' più di casa nostra, qui vicino, sì, più, di terra, come più vicino a noi, certo. Allora Sergio, grazie molte, qua gli ascoltatori che ti stanno ascoltando ringraziano, e ci diamo appuntamento con Cima da Conegliano. Mi raccomando, YouTube, seguite tutte le interviste che stiamo facendo di Sergio Favotto, che sono veramente straordinarie e molto seguite, molto seguite. Grazie, buon pomeriggio. Grazie Sergio, alla prossima. Grazie, ciao, grazie, ciao. Grazie.